Ok, buonasera a tutti. Fissiamo il messaggio. Ok, aspettiamo che arrivi qualcuno. Allora, mentre aspetto devo spacchettare un pacco pieno di roba. Ciao Fabio, così vi faccio vedere un po' di cose nuove. Allora, ciao. Allora, qua c'è giusto un bel pacco da aprire. Ciao Maurizio, ciao Mario, ciao Giuseppe. Apro un pacco appena ricevuto da Expert for House con un sacco di robe interessanti. Anzi, lo mettiamo qua. Opla. E le apriamo insieme. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Allora, ciao. Novità. Allora, vediamo un po'. Tuia. Ciao. Sì, vediamo che non ci siano sorprese. Bello. Questo qua è un contatore. Un contatore dell'acqua smart. Vediamo un po'. Bello. Una domanda. Arrivo. Guardate che figata. Un contatore dell'acqua smart con tanto di display. Che figata. Bello, ci piace. Una domanda quadro di... Buonasera a te, colleghi. Buonasera a tutti. Mario. C'è Sinner. Ma vero? Me lo sono perso sto giro. Mannaggia, è sempre Natale, sempre Natale. Quindi, contatore dell'acqua smart, mica male. Poi, telecamera Tuya con doppia camera, quindi una motorizzata più una fissa, credo. Strana, bella. Poi, questa è una pinza di misurazione. Questo è un TA da 80 ampere. Vedremo per cosa. Ah, credo per questo. Sì. Questo è un nuovo aggeggino Tuya con due canali e due pinze, quindi un solo dispositivo che fa due letture. Interessante. Interessante. Quanti pacchi hai sotto il tavolo? Troppi. Troppi. Quindi un dispositivo che fa due lettore, due letture con due pinze. Questo è molto figo. Allora, questo qua cos'è? Abbiamo un controller Wi-Fi per striscia LED in generale di un po' tutti i tipi e poi qua abbiamo due bobine di striscia LED. Allora, abbiamo una COB RGB CCT, quindi colori, intensità, temperatura variabile a 24 volt, 16 watt al metro, 840 LED, 720 lumen per metro. Questa è bella potente.
Poi ne abbiamo un'altra, solo COB CCT, quindi temperatura variabile, 8 più 8 watt al metro, invece questo era 16, 640 LED, 696 lumen. Belle. Arrivo. Allora, vediamo questa. Cosa sono i LED COB? Sono questi, vedete, con la striscia senza interruzione. Questa è COB LED 24 volt CCT, quindi temperatura variabile, mentre questa è sempre COB LED, ma RGB, una roba particolare. Due belle bobinette. Adesso leggo un po' di commenti, volevo solo aprire due pacchi. Poi arrivo. Solo tu gli hai sono off? No, questa è una spedizione di Expert for House, quindi Tuya principalmente e ambiente Smart Life, quindi ritiriamo un po' di roba. Arrivo, adesso vi saluto tutti insieme che siete già in tanti, quindi faremo un video su strip LED Wi-Fi. Poi mi erano già arrivati, ma forse ve l'avevo già detto, due dispositivi Meros apri-cancello che sto provando, apri-cancello, apri-box. E poi questa è una serratura smart abbastanza ingombrante con tanto di maniglia. Vediamo un po' come va. Vabbè, un altro po' di roba è arrivata. Dunque, leggiamo i 50.000 messaggi. Vabbè, saluto tutti. Ciao. Buonasera a tutti i colleghi. Ah, c'è Sinner, vabbè, me lo sono perso. È sempre Natale, quanti pacchi, solo tu, io, ciao Massimo. Qualcuno voleva fare una domanda? Giuseppe 25, hai iniziato con Massimo una domanda a quadro di... Poi... c'è più niente, quindi dimmela pure, io intanto ritiro un po' di roba. Ciao Rosetta. Bene, ricordatevi sabato 24 la diretta, ma tanto ve lo ricordo ancora una volta, giovedì prossimo. Gimo Guest, buonasera Massi, sempre grazie del tuo tempo che ci dedichi, ma grazie a voi, figuriamoci, anzi, tempo... Non è che ne ho tantissimo da dedicare ultimamente, adesso questa settimana è stata un po' un delirio, ho avuto un po' di ritardi, casini, ho un cantiere che mi ha portato via 3 giorni pieni e ho concluso poco e niente, quindi vabbè, adesso ci rimettiamo in carreggiata. Almeno un video a settimana lo devo pubblicare, no? Se no, che facciamo? E va bene. Gente che mi scrive, sa, niente domande stasera, mi lasciate libero così di riposarmi, dai. Allora, ok, poi tiro di qua. Massimiliano, noi siamo curiosi, ma mi pare che anche tu non scherzi. Comunque bello questo entusiasmo da parte di tutti, bravo, ci entusiasmi a tutti. Ma grazie. Birretta, Di Maio, il videocitofono che hai installato come va? Allora, ve ne parlerò del video. Il citofono e WeLink. Sì, ciao, Reset.
Allora, il citofono Edswitch che ho messo delle foto, installato e tutto, è un gioiellino della tecnologia perché si vede bene, si sente bene, va benissimo. Il problema è che è un citofono che ha delle esigenze, perché ha bisogno di una bella linea anche veloce, perché sennò si tribula un po' a configurarlo e a farsi mandare le chiamate. E poi con Android non va per niente bene. Va, diciamo che va. Adesso sto finendo adesso. Finirò il video anche di quello. Allora, birretta non c'è stasera. Gimo, guest. Possibile farti domande anche su Bluetti? Certo. Gioacchino, ciao Massi, un consiglio. Per caricare lo scooter Nio 125 che il Bluetti posso usare? Allora, il caricatore del mio NIU, porca miseria, adesso non mi ricordo, ma mi sembra che tira 300-400 watt, non vorrei dire una cavolata. E se il tuo tira qualcosa in più, di fatto puoi usare i Bluetti che vuoi. Qual è il discorso? Che se tu hai una power station con una batteria piccola, hai un ingresso fotovoltaico minore di quello che il consumo, e non riesce a stare dietro, capito? 700 watt. 700 watt ti va. Già un 180 non ti basta. In teoria ci andrebbe una C200 Max, perché a 900 watt di ingresso fotovoltaico ti metti due pannelli da 500 watt e allora lì sì che te lo carichi gratis. Gratis. Sempre dopo l'investimento, perché tutti i gratis che ci va un po' di tempo da ammortizzare non sono proprio gratis, ecco. Per 3 ore, 7, 14, 21. Allora, aspetta. 7, 14, 21. Se tu prendi anche solo una C180 che fa 500 watt, in 3 ore generi 1 kWh e mezzo, te ne servono 3, uno ce l'ha di batteria, uno e due. Con una C180 sei lì, anche perché verosimilmente la batteria dello scooter non sarà mai a zero, quindi sì, dai, già con una C180 se metti un bel pannellone ce la fai. Io lo scooter lo carico col Bluetti grosso, tanto ho la presa programmata che la faccio partire all'una quando ho le batterie piene e ho ancora produzione. Faccio così. Giuseppe 25, quadro di casa, interruttore generale magnetotermico differenziale da 32, linea prese cucina magnetotermico solo 25, linea prese 4 mm lunghezza 6 metri, ce la faccio se monto un piano induzione? Allora, linea prese cucina con un magnetotermico da 25 che va via da 4 mm fino alla derivazione. Ce la faccio se monto un piano induzione? Sì. Sei giusto. Che scooter hai? Io ho fatto il video del mio scooter elettrico, il NIU. Avevo fatto il video. Io ho il cinquantino però. Sì. Oh, ho fatto un bel video. È andato un po' male quel video, sono sincero, perché io poi non è che devo tirarmela. Io ogni tanto provo a fare qualche video di qualche nuovo filone, qualcosa, e mi interessava lo scooter, perché ho detto così, e magari poi mi mandano degli scooter da provare. Invece nulla che nulla, proprio zero contatti, nessuna azienda, e quindi vabbè. L'ho comprato, ho fatto un bel video, lo uso, l'ho pagato pochissimo. Mi costa, non mi ricordo quanto di assicurazione all'anno, è l'unica spesa viva che ho. Va benissimo. Alberto, buonasera. Omar, ma se uno acquistasse una seconda batteria B300 da far lavorare insieme alla precedente, quella più vecchia danneggia un po' quella più nuova? Assolutamente no.
Gimo Guest, Bluetti AC70. Per realizzare una prolunga a cavo ricarica 12 volt, lunghezza 5 metri, XT60 saldato e dall'altra estremità con uno spinotto accendisigari di 15 ampere fusibile, ci potrebbero essere dei problemi. I problemi non sono tanto sul cavo, i problemi sono sul portafusi, sull'accendisigari, perché io ho visto che scaldano troppo e non mi piacciono per niente gli accendisigari. Non li uso mai. Io anche nel mio camper mi sono tirato due cavi da 4 dalla batteria. Non mi fido molto degli accendisigari sulle Power Station, ho visto che tutti scaldano. Ma scaldano abbastanza, mica poco. Ok. Va bene. Ah, stasera ragazzi, 16 minuti. Non sto tanto, perché sono abbastanza cotto e domani devo andare a finire di installare un UPS gigante e devo partire presto, 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 sennò poi arrivo troppo tardi. Quindi non facciamo tardissimo, stasera. Batteria servizio, batteria motore, assolutamente. Così si carica di sicuro con l'alternatore. Ok, interruttore modulare, bla bla bla, va bene. Sempre preziosissimi i tuoi consigli, ma figurati. Io ho il Silence 01 Plus 125 con batteria da 5,6. Sì, so qual è. Gimo Guest, benissimo, grazie, è sempre inimitabile, ma figurati. Tutti, a me dicevano sempre, tutti sono utili, nessuno è insostituibile, quando facevo il dipendente. Che alla fine è vero, bisogna essere modesti. Hermes Santin, ciao. Per fare avviare una pompa dell'acqua da un cavallo 0,75 kW, che Bluetti mi consigli? Allora, la regola mia, non scientifica, ma da campo, è che lo spunto è sempre il triplo della potenza massima. Quindi 0,75 sono 1,5, 2,25. Più di 2 kW di spunto, che Bluetti mi consigli? Forse ci va almeno una C200. Con una C200P, se lo trovi ancora che costa poco, ce la fai. Ciao Roby, buona serata a tutti. Ciao Massi, ciao Roby. Sì, credo che ci va almeno una C200P, perché già col 180 non lo so se ce la fai, magari ce la fai, però sarebbe da provare. Piuttosto, purtroppo con le pompe, ragazzi, mi chiedono spesso consigli per far partire le pompe, ma non mi sbilancio perché non è una scienza esatta. Purtroppo finché non provi, o proprio stai largo, 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 oppure è sempre un po' un terno al lotto. Alessio Stiattesi, ciao, ciao. Maurizio Di Maio, devo ancora provare su camper, ma ho un inverter da 1000 watt. Pensi che è piccolo? Aspetta, Di Maio. Il Silence. Ah, un inverter da 1000 watt, pensi che è piccolo? No. Non so quanto tira il tuo caricatore, ma sarà sicuramente sotto il kilowatt. Spero sia verso i 500 watt, perché sennò al tuo inverter da 1000 watt inizia a fare tirare il collo, capito? 600. Sei già oltre la metà, diciamo che va bene, va. Non, senza attaccare nient'altro. GB, buonasera a tutti. Buonasera a te. Ok. Ok. Ok, bene.
Bene, bene. Per chi è arrivato, mi raccomando, ricordatevi, sabato 24 la diretta congiunta, la mattina alle 10 con YoSolar, per tutte le novità. Tra l'altro, come novità, YoSolar ha preso sul sito EcoFlow, che adesso dovremmo aggiornare tutti i link dei video. Luigi, buonasera. Ma per far partire una pompa a 230 volt, non ci sono anche sistemi soft start che lavorano modificando la frequenza? Sì. Ma non costano 2 lire, eh? Anzi, costano molto. Questo problema l'ho dovuto affrontare con delle pompe molto grosse dove volevamo fare un sistema di UPS con un Bluetti e P600 trifase. Vabbè, lì era un'altra cosa, però a prendere i moduli soft start per evitare il problema dello spunto col trifase si spendeva una fucilata. Mario Fusetto, Massimo, ti potrebbe interessare una C200 Max usato? Io non ritiro prodotti mai. Come ho già detto, il massimo che posso fare è metterli in conto vendita al negozio. Gente ne vede, macchine usate ne chiedono, però non le ritiro io direttamente. Il tema di oggi era il video che ho fatto del Sonoff con la pinza, col ring, col CT, che era molto interessante. Il tema di oggi è ricordarvi di domenica 24. Sabato 24 alle 10 che c'è la diretta congiunta con YoSolar e basta, niente di che. Poi, come al solito, tema libero. Però 5 minuti, ragazzi, poi devo staccare. Dovrei sostituire, Maurizio, i pannelli sul camper. Cosa puoi consigliare? Anche qui, quando mi chiamano che devo dare consigli di pannelli con i camper, non è possibile. Bisogna prima vedere che spazi hai, che possibilità ci sono, e poi si sceglie il pannello e si vede di che marca lo si trova, perché non c'è tutta sta disponibilità di misure poi alla fine. Va bene, qua ci siamo, qua chi c'è? Okay. Poi, sai se Sonoff farà un POV per il trifase con 3TA? No, non lo farà. Non lo farà. Se proprio avete bisogno. Ah, ma perché per le automazioni è tutto, lo so. Perché vi ricordo sempre che abbiamo il power meter trifase, però so anche che ha un altro costo, che magari non riuscite a integrarlo nei vostri ambienti smart. Lo so. Ok. Poi. Io leggo. Ma si stanno facendo vedere la tua macchina d'epoca sul Motor Trend. Che macchina c'è? Giuseppe, buonasera. Alberto, continuo ad autocostruirmi il sensore trifase. Ecco, hai già capito come fare. Ciao Massi, buonasera a tutti. Ciao Riccardo. Ok, 6 minuti e si va nanna, quindi se avete domande siamo qua. Gimo guest o Gimo guest, non ho ancora capito come si dice. Ah, dimmelo tu. Allora, Gimo guest 1,
Gimmo Guest 2, Gimmo Guest 3 o Gimmo Guest 4? Qual è? Scusa, il diametro cavo di quella prolunga? Di quella 1, quindi Gimmo Guest. Perfetto. Il diametro cavo di quella prolunga. Quale prolunga? Ah, che parlavamo del 12. Se tiri solo i 100 watt va bene anche un 2,5. Se trovi un cavo siliconico fotovoltaico da 2,5 va bene, con 100 watt. Ok. Il bello di dover guardare due monitor che farò tutto il tempo così con la testa. Quindi ok, 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 ok. Poi, I want a gas. Ok. 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 Oh, bene, bene, che non fate molte domande. Bravi, così mi risparmio, però un goccino d'acqua adesso me lo faccio, che devo lubrificare un po' la gola, perché siamo molto secchi. Mancano 3 minuti e mezzo. Nel tuo negozio hai cavi fotovoltaici da vendere? Li faccio su misura, sì, sì, sì. Ho sempre le matasse del 4 e del 6 che ogni tanto viene qualcuno a prenderli. Li faccio su misura al momento, faccio prima, perché tanto se li preparo da 5 li vogliono da 10. Li faccio da 10 li vogliono da 7, giustamente. E quindi le faccio al momento come servono. Riccardo Bobbio. Ah, a parte che avevi scritto, Riccardo, ma non t'avevo visto in ritardo, ma questa sera ci sono riuscito. Bravo, te ne ho già fatte troppe in questi giorni di domande. Ah, vabbè, ma perché tu hai il canale preferenziale. Rosetta, ma sì, sulla trifase si possono fare anche smart? Beh, ci sono i moduli apposta già con tre pinze, come il power meter che avevamo provato col trifase. È un unico dispositivo che esce con tre pinze da mettere sulle tre fasi, sì. Antonio Danzi, ciao. Sto ristrutturando casa. Cosa consigli per un appartamento che ha elettrodomestici tipo lavatrice, forno, asciugatrice? Vorrei sapere se posso controllare i consumi e magari il forno da remoto. Beh, sì, assolutamente. Avevo provato, se usi già dei Sonoff, avevo provato le prese Schuco che vanno molto molto bene. E dovrebbero tenere senza problemi anche il forno. Io la sto ancora usando, nonostante l'ho mezza distrutta, funziona ancora benissimo. Riccardo, non ho latissimo. Ma tu sei avvantaggiato. Ti piace vincere facile. Gimmo Guest, mi vorrebbero fornire un cavo audio da 2-3 mm. Beh, no. No, no. La prolunga d'alimentazione non puoi farla col cavo audio. Ti piglia fuoco, cioè dico l'impianto. Allora, ma sì, sulla trifase si possono fare anche smart. Allora, ma sì, sulla trifase si possono fare anche smart, cioè dico l'impianto. E in che senso, Rosetta? Se si può fare smart l'impianto trifase? Alberto Lavazza, sto preparando un sensore con ESP8266 e 3PZM004. Quando riuscirò a finirlo, magari pubblico qualche foto video. Ottimo. Fax Andrea 1984, buonasera a tutti, buonasera a te. 30 secondi vado a dormire, proprio 29:33, sto contando i secondi, perché siamo belli cotti. Penso di aver visto mia madre in chat, ma vabbè, vediamo.
Sì, cioè se puoi fare l'appartamento, la casa smart trifase, beh sì. Tutto si può fare, tutto, tutto, tutto. Stanno facendo un Aston Martin, sì, credo di averlo già visto il video, me lo ricordo abbastanza di un Aston Martin, ma io non ho preso un Aston Martin. Sa, magari la prossima settimana potrebbe essere che faccio un video di presentazione dell'auto da restaurare. Adesso vediamo. Era solo perché sto aspettando di entrare in un locale che ho preso, solo per quello. Volevo fare una roba un po' più organizzata. Ecco. Buonanotte, ciao Massi, avete ragione, è passata la mezz'ora. Quindi grazie a tutti, abbiamo fatto una puntatina veloce veloce della diretta. Ci vediamo sicuramente prima di giovedì prossimo con qualche video. Sicuramente pubblicherò entro domenica un video che ho cambiato borsa degli attrezzi e poi vediamo quale altro prodotto a tema Power Station o domotica portiamo. Con calma, ci arriviamo. Non è una Triumph? Buonanotte. Ciao a tutti, stacco.